E sono le 21:30 di giovedì 10 agosto. Siamo sulla strada che porta alla dirupata di Morano Calabro. Come potete vedere alle mie spalle, un altro incendio ha colpito. Siamo forse al 25esimo che da luglio ha colpito il comune di Morano Calabro. Incendio che pare sia partito piccolissimo 3 giorni fa, forse non ci sono stati abbastanza controlli e adesso l'incendio ha proporzioni, come potete vedere, grandissimi. Intanto l'assessore del comune di Morano Calabro, l'assessore all'ambiente Angelo Severino, ha scritto un messaggio dai toni molto forti che io vi leggo e dice: nella duplice veste di assessore e da cittadino moranese non ci sto più a questo vero attentato al patrimonio boschivo. Penso e credo che sia un progetto di distruzione ben preciso, un attacco al cuore del paese con precise strategie, ma la regione Calabria dov'è? Considerato che è l'unico organo che ha piene competenze. Se poi ci vogliamo aggiungere la sbagliatissima riforma Madia, la direzione delle operazioni di spegnimento, la lentezza assurda e inaccettabile degli interventi, abbiamo toccato il fondo. A questo punto, dice sempre l'assessore Severino, mi affido alla professionalità delle procure per bloccare questo schifo, ma ancora di più urlo a squarciagola ai politici di professione per dire loro che non è più concepibile continuare a dare la gestione degli aerei ai privati. Il sistema deve essere gestito dallo Stato, non da chi lucra sugli incendi. Adesso basta, un giorno dovremo dar conto a Dio di questo scempio, ai nostri figli daremo la cenere, non ce la facciamo più. Chiedo alle istituzioni, dice l'assessore Severino, come faranno a guardare negli occhi le persone che stanno assistendo alla distruzione delle loro case e che stanno rischiando la vita. Aspettiamo il morto perché al momento stiamo lottando per salvare vite e abitazioni e abbiamo bisogno di aiuto. Adesso, domani, sarà tardi. E questo è il grido che lancia l'assessore all'ambiente del comune di Morano Calabro, l'assessore Severino, che a dire il vero è qui vicino a noi, ma non ce la fa in questo momento a parlare perché in questo incendio sono andate distrutte anche alcune abitazioni. E, insomma, la situazione è davvero tragica, noi ve la stiamo documentando. Ricordo che sono le 21:30 di giovedì 10 agosto e ci troviamo nei pressi della dirupata di Morano Calabro. Ed ecco, è arrivato in questo momento l'assessore all'ambiente Severino. La situazione è tragica, io ho letto il comunicato che lei ha lanciato, un grido d'allarme, chissà se qualcuno ha recepito questo grido che tra l'altro state lanciando dall'inizio di luglio. Eh sì, stiamo lanciando dal 14 luglio questo grido d'allarme perché siamo veramente disperati, non ce la facciamo più. E quello che ho scritto su Facebook, e penso e credo che sia la verità, e l'ho detto con tutto il cuore, nel rispetto della mia comunità e per la sicurezza soprattutto della cittadinanza, che in queste ore si sta vedendo veramente ledere un diritto essenziale.